Signori, il grande momento è arrivato. Prima di buttarci nell'unboxing della PlayStation 5, lasciatemi esprimere la mia soddisfazione. Quando ho iniziato 8 anni fa ero uno studente fuori corso che faceva video dalla sua stanzetta, che aveva come unico scopo quello di condividere la sua passione con un pubblico che man mano stava muovendo i suoi primi passi. Io che poi mi sono laureato in ingegneria informatica e mentre tutti intorno a me continuavano a consigliarmi di lasciar perdere una strada che, a detta loro, non mi avrebbe portato da nessuna parte, oggi, a distanza di 8 anni da quel primo video che caricai a febbraio 2012 su Jimba Network, chi c'era se lo ricorda, oggi sono nel punto più alto della mia carriera professionale fino ad ora. Il pacco, come potete vedere, è di dimensioni veramente grosse, sono in un set inusuale. Ok, eccoci qua. Nella parte superiore del pacco c'è una sorta di suggerimento su come procedere, quindi bisogna estrarre prima questa parte di sopra che contiene ovviamente la manualistica sulla quale non mi fermerei più di tanto, vi dico la verità, dato che sono le cose che tipicamente ignoriamo. E chiaramente voglio focalizzarmi su quello che è il piatto forte. Qua abbiamo la basetta e chiaramente andremo a montare anche, andremo a vederla montata, la PlayStation 5. Un cavo HDMI 2.1 a dispetto dei vari rumor sul web che vedevano praticamente un HDMI 2.0, invece un HDMI 2.1. Il cavo dell'alimentazione. E signori miei, il primo piatto forte di questo unboxing, il DualSense. Stringerlo per la prima volta tra le mani dà una sensazione vecchia e nuova allo stesso tempo. Voglio assolutamente fare in futuro un approfondimento su questo pad quando l'avrò testato per bene. Voglio chiaramente provare Astro's Playroom prima di dirvi esattamente cosa ne penso, però quello che posso dirvi è che è una sensazione vecchia e nuova perché ha un feeling un po' simile al DualShock 4, ha un feeling un po' simile al pad della Xbox, ma contemporaneamente ha, come dire, una composizione dei materiali che è diversa, una sensazione vecchia e nuova allo stesso tempo. La prima cosa che mi rendo conto nello stringerlo tra le mani è che è bombato leggermente in questa parte posteriore e dà una sensazione di ergonomia estremamente riuscita, secondo me, estremamente riuscita, molto molto più confortevole a primo impatto rispetto al DualShock 4. Che già mi piaceva come pad, ma devo dire che qui, come dire, il primo impatto a tenerlo tra le mani, o che ho sempre preferito tipicamente il pad Xbox, diciamo che qua hanno fatto veramente un ottimo lavoro nell'impugnatura. Per quanto riguarda ovviamente la funzionalità, il touchpad e quant'altro, chiaramente vi do appuntamento in uno dei prossimi video, in uno dei tanti prossimi video che seguiranno su, chiaramente, approfondimenti su questa next gen, su PlayStation e su Xbox. E in questo vano ovviamente c'è il cavetto per attaccare il pad a caricare. Ma passiamo al vero piatto forte di questo unboxing, signori, la console. Ok, eccola qui. Allora, in via del tutto sincera posso dirvi, ovviamente si scatenano nei commenti tutti i sonari, posso dirvi che il packaging della PlayStation 5 è estremamente deludente, soprattutto in confronto al packaging molto più elegante che ha fatto la Xbox. La PlayStation 5, vabbè, ancora non l'abbiamo aperta, ma l'abbiamo vista oramai nei render, insomma nei vari trailer, insomma è un oggetto estremamente elegante che viene presentato tra questi due, non saprei neanche come chiamarli, Pierpaolo Greco di Multiplayer.it li ha definiti dei gusci d'uova e mi trovo perfettamente d'accordo. Dà quasi la sensazione di avere davanti un qualcosa di economico, mentre sappiamo benissimo che non è così. Diciamo che ha prestato più attenzione all'efficacia Sony piuttosto che allo stile del packaging, è una scelta che ci può stare. Vediamo se questa è la parte davanti o di dietro, questa è la parte davanti. Ci siamo, signori? Andiamola, stavo per dire, a spogliare, ma come dire, c'è un'emozione veramente unica nello svelare, ecco,
più che spogliare, svelare questa nuova generazione di Sony. Signori, PlayStation 5. Beh, posso tranquillamente dirvi che dal vivo è molto molto più bella rispetto a quello che potesse sembrare nei render. Spero che si riesca ad apprezzare anche dal video, spero di aver tarato bene le luci. La console appare più, dovrebbe apparire, se ho piazzato bene le luci, dovrebbe apparire di un colore diverso rispetto al bianco dello sfondo. È quasi un grigetto, non saprei definirlo, è un bianco sporco che dà una connotazione molto interessante. Non è, si vede anche la differenza con il bianco del tavolo. È molto piacevole e rilassante, diciamo, alla vista, e crea un bel binomio rispetto alla parte nera centrale. Posso dirvi di non impazzire per questa parte della console. Non mi piaceva nei render e vedendola dal vivo non mi piace neanche dal vivo questa parte qua. La trovo particolarmente aggressiva e devo dire che dal vivo rende ancora di più l'idea di aggressività effettivamente. È una console che sto ammirando nel suo splendore, la sto girando anche per permettervi di ammirarla. È probabilmente più aggressiva che non elegante. È una console che si presenta in maniera molto aggressiva, molto aggressiva. Qui abbiamo il simbolo PlayStation inciso nell'alettone destro, il simbolo di Sony qua inciso nell'alettone sinistro, e abbiamo dal davanti chiaramente il lettore disco, tasto accensione, il tasto eject, qua per ricaricare il pad, qua la presa USB. E sul retro abbiamo l'entrata per l'alimentazione, l'HDMI chiaramente, LAN e due prese USB 3.0. Arrivato a questo punto è arrivato il momento di riprendere il libretto che inizialmente avevo cestinato per comprendere come montarla questa PlayStation 5. Più che montare chiaramente il cavo e quant'altro, sto cercando di vedere come montare la basetta. Posso anche questo confessarvi, in via del tutto sincera, che questa trovata di mettere una basetta esterna alla console la trovo veramente inappropriata. La console è qualcosa che per semplicità di utilizzo si distingue rispetto ad altri dispositivi, come ad esempio il computer. Banalmente è più facile attaccare il computer che attaccare la PlayStation 5, quindi da questo punto di vista secondo me è stato fatto un lavoro, posso dirlo, mediocre. È senza ombra di dubbio bellissima, ma il dover montare la basetta è qualcosa che trovo veramente inappropriato. Certo, bastano 2 secondi, ci mancherebbe altro, però immagino il papà che lo compra al figlioletto, arriva a casa e si deve mettere lì col libretto a montare la console. Non mi fa impazzire questa idea. Allora, quindi seguendo le istruzioni, la devo mettere così. Devo rimuovere la protezione, ok, piazzare questo qui e poi andare a mettere la vite qui, quindi stabile, eccola qua. Va bene, temevo peggio, bisogna avvitare una vite, temevo peggio. Rimane una scelta sicuramente molto più scomoda rispetto, giustamente anche questa, rischio di perderla. Questo dunque era l'unboxing di PlayStation 5, la nona generazione di videogiochi secondo Sony. Chiaramente vi do appuntamento fin da ora ai prossimi video. Nel prossimo video andremo chiaramente ad accendere questa console. Vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina qualora non lo aveste già fatto. E detto questo, vi do chiaramente appuntamento al prossimo. Ragazzi, alla prossima, ciao!